Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con un Sony Ericsson Xperia Arc e Modern Combat 2. È un gioco realizzato da Gameloft, pesa circa 280 MB. Vediamo di fare una veloce dimostrazione del gameplay in questione. Possiamo ovviamente skippare il video, noi lo utilizziamo un momento per farvi vedere appunto la qualità dell'immagine. Ovviamente potete appunto skippare in avanti così da passare al gioco vero e proprio. Potete ovviamente continuare la partita precedente, come potete fare anche nuova partita. Vi dice: sei sicuro di voler iniziare? Noi gli diciamo di sì, così vi facciamo appunto vedere nella modalità facile, quindi la prima che potreste incontrare, come funziona il gioco dall'inizio. Ovviamente funziona la gestione volume. Potete anche skippare utilizzando l'opzione in alto a destra. Vedete? La gestione è buona, potete alzarvi, vedete? Cerchiamo ora di inquadrare con la camera il gioco in sé. In questo caso dovete appunto procurarvi un'arma. Poi ovviamente il gioco può piacervi o meno, noi vi dimostriamo in pratica come si comporta su questo telefono. Avete anche la possibilità di, come vedete, combattere corpo a corpo, come potete anche raccogliere le armi. Vedete, in questo caso viene offerto una AK-47. Potete anche decidere, per esempio, di prendere meglio la mira, utilizzate l'indicatore che si trova in basso sulla destra. Per raccogliere le armi dovete appunto passarci nelle vicinanze. La modalità, per esempio, che vi permette di prendere la mira è decisamente apprezzabile nel momento in cui volete appunto combattere sulla distanza. In ogni caso è un gioco dove in pratica si deve sparare a un nemico impostato nel gioco stesso, può piacervi o meno, noi vi facciamo vedere che è decisamente fluido come giocabilità su questo Sony Ericsson. Sony Ericsson che a breve metterà
Sul mercato anche un modello dedicato specificatamente al gioco, si chiama Xperia Play, il cosiddetto PlayStation Phone. Vedete, i comandi possono essere comunque eseguiti anche con buona precisione, buono spostamento. Sto cercando sempre ovviamente di gestire sia l'inquadratura della camera che un minimo di giocabilità per il sottoscritto, giusto appunto per non andare eccessivamente a caso. Potete quindi decidere, eccoci qui, di spostarci. Ovviamente nel momento in cui vi trovate per esempio da combattere contro una torretta, avete la possibilità di sparare, come vedete, a una serie di barili che pigliano fuoco, esplodono e vi permettono in pratica di far saltare la torretta. Compaiono questi pulsanti a forma appunto di dito all'interno appunto del gioco nel momento in cui avete per esempio la possibilità di interagire con il resto del gioco in sé, per esempio quando salta una porta, una parete e così via. Continueremo per altri 2-3 minuti, giusto così per farvi capire un attimo. Per esempio, per aprire una porta potete sparare oppure potete usare grazie gentilezza appunto per andarla a forzare. Vediamo ora di sopravvivere anche a questi. Dove stai te? Ok, era lì. Trovate anche delle munizioni strada facendo, ovviamente, se no le andreste a finire in tempi decisamente brevi. E trovate anche armi pesanti. A breve dovreste trovare un lanciarazzi, che eccolo lì. Di solito lo piazzano sempre lì. Vediamo ora di andarlo a raccattare. Eccoci qui. Vedete, per esempio, volete il lanciarazzi e volete sostituire l'arma, in questo caso la pistola, andate a selezionare prima la pistola, dopo andate a raccogliere l'arma che volete in pratica sostituire. Detto questo, la funzione di mira funziona anche per quanto riguarda il lanciarazzi. Vediamo ora. I movimenti sono rallentati quando appunto pigliate la mira, come in questo caso. Così avete appunto distrutto il veicolo. Come vedete, la stessa grafica per esempio delle fiamme non è niente male. Considerate comunque che stiamo parlando di un gioco dedicato al mondo mobile, quindi non aspettatevi la grafica ricca di dettagli ed FPS tipica di una PlayStation 3, per esempio, di un Xbox. Poi quando per esempio dovete dare una mano, per esempio, al tizio in questione che finisce nel baratro, vedete, avete due tocchi da fare per salvarlo. E potete anche in questo caso continuare a interagire appunto con il mondo circostante. Detto questo, siamo agli sgoccioli, perché appunto poi il gioco ve lo andate a godere per i fatti vostri. Poi ripeto, il gioco in sé può piacere o meno come trama, noi non stiamo giudicando questo, vi facciamo semplicemente vedere. Per esempio, prima l'abbiamo forzato, adesso andiamo a sparare, vedete che il lucchetto si apre uguale. Ricordatevi di raccattare le munizioni, perché sennò appunto le dov'è che stai te? Ecco. Perché sennò appunto le finite in tempi decisamente brevi. Nel momento in cui fate saltare un barile,
Se nei paraggi, per esempio, c'erano dei personaggi vivi e che sparavano, potete appunto procedere all'eliminazione degli stessi semplicemente utilizzando l'esplosione di rimbalzo. Nel momento in cui, per esempio, ammazzate il tizio che vi sparava contro e eseguite appunto un colpo particolarmente riuscito, comunque spettacolare, come vedete, il gioco zoom direttamente sul dettaglio. Detto questo, ci fermiamo qui, la demo appunto termina qui. Vedete, potete anche in questo caso tornare al menu principale. Come per esempio potete ricaricare il checkpoint, la missione e andare nelle opzioni dove appunto trovate l'audio, trovate per esempio i comandi, potete personalizzare i comandi, come potete anche personalizzare il resto dell'interfaccia, quindi diciamo portandola con una buona diciamo, utilizzabilità nei vostri comandi, movimenti preferiti. Detto questo, vedete che le impostazioni sono decisamente abbastanza. Noi andiamo nel menu, vedete, stiamo andando nel menu. Il caricamento, per esempio, di un'ambientazione di gioco, piuttosto che nel momento in cui noi andiamo in opzioni, piuttosto che decidiamo di ricaricare un'arma, è comunque tempestivo, come insomma avete potuto apprezzare, si riesce decisamente a giocare. Al termine usciamo, anche l'uscita vedete che è rapida. Modern Combat quindi si mantiene decisamente buono anche su questo Android, che quindi vi permette di avere una certa soddisfazione nel gioco, praticamente comparabile a quella che trovate su iPhone. Questo gioco appunto mi è stato presentato un po' di tempo fa, mi era stato appunto presentato su iPhone, e vedo che anche su questo Sony Ericsson Xperia Arc si permette l'uso di divertire l'amante appunto di questo tipo di giochi. La reattività quindi, come mostrato, è decisamente buona, brava Gameloft, la riuscita del gioco è decisamente di buon livello. Ovviamente bisogna apprezzare il tema, diciamo, il leitmotiv del gioco in questione. Questo è un prerequisito essenziale. La giocabilità e la dimostrazione su Xperia Arc termina qui, noi non abbiamo altro da mostrarvi. Vi mostreremo un altro paio di applicazioni interessanti che si trovano su questo Sony Ericsson, così che appunto se lo andate ad acquistare e siete curiosi di capire come si comporta, avete tutte le carte in regola per potervi regolare. Detto questo, poi ovviamente sia il telefono che le applicazioni possono piacere o meno. Su questo noi non diamo un giudizio se è bella o brutta un'applicazione, ve le mostriamo e basta. Un saluto, ci vediamo online, mi raccomando iscrivetevi al canale così da non perdere questa e altre esclusive che realizziamo per voi. Un saluto, a presto da Giuseppe Ragozzino.